Ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Facciamo il post di quello che è successo questa settimana, nella nostra diretta di questa settimana. Siete stati in tantissimi e avevamo così lanciato il tema del viaggio, se siete di quelli che fanno viaggi organizzati oppure fanno i viaggi fai da te. Ebbene, sono state tantissime le risposte, ma poi insomma ci siamo fatti anche saluti e gli auguri di San Valentino, perché era il giorno di San Valentino. Ma tornando al viaggio, c'è chi ha detto, anzi la maggior parte di voi ha specificato che preferisce fare viaggi fai da te, non viaggi organizzati in agenzie, se non forse magari per tipo non lo so, per quanto riguarda magari i viaggi di nozze, ecco, allora in quel caso magari un po' più organizzati. Molti di voi, insomma, hanno anche detto quali sono stati i viaggi più belli che hanno fatto e devo dire che ne abbiamo trovati molti in comune, come ad esempio quello dell'Irlanda che è stato fatto da Roico, da Simon, da Fabio, anch'io sono andata in Irlanda, però notavo che la maggior parte di chi va in Irlanda lo fa Irlanda del Nord e poi magari centrale, ma insomma la parte sud viene un po' lasciata da parte. Poi, ad esempio, Fabio ci ha anche detto che lui è un fotografo naturalista e il suo prossimo viaggio sarà andare in Groenlandia, ma tra il 5 e il 15 di marzo sarà a Roma perché andrà a spiegare il quadro che ha realizzato attraverso una foto che ha scattato lui e che è esposto vicino a Piazza di Spagna in via Margutta. E quindi con lui, ad esempio, martedì prossimo racconteremo anche un po' questa sua passione della fotografia, ma anche alla fine messa nell'arte. E lo faremo nella nostra diretta del martedì, quindi una bella cosa. Poi si è parlato di viaggi, si è parlato di viaggio anche con Super Falcodec, che lui, vabbè, gli piace vincere facile perché lui viaggia, perché è pilota e in qualche modo insomma ha visto ogni dove, ogni parte del mondo, ma ci ha detto anche un po' quali sono stati i viaggi che ha amato e anche quelli che non l'hanno poi tanto emozionato. Ad esempio gli è piaciuto Praga, Londra, Madrid, Barcellona, Tunisi l'ha sconvolto, Malta lo ha deluso. Ma poi è stato anche come si dice, a Maiorca, Minorca, insomma, di posti ne ha visti tantissimi. Però quando io gli ho detto che andrò a Minorca, lui mi ha detto bella, ma forse è meglio anche un po' di più, come si dice, rimanere in Italia e anche avere la nostra zona del sud, che è anche molto bella. Fabio invece, lui è stato 7 volte a Londra, 7 anni a Londra, per 7 volte. Scusatemi, a Londra, ma anche lui in Irlanda, e a Londra ho detto va bene, allora organizziamo un viaggio perché a questo punto ci puoi fare da guida, però prima dobbiamo avere praticamente tutto il passaporto. Io ad esempio devo ancora farlo e quindi questo è un po' un handicap, ecco, per poter andare a Londra. Super Falcotec si è proposto anche di portarci in giro, ma ben venga, insomma possiamo organizzare un viaggio di gruppo del martedì, potrebbe essere un'idea interessante, l'abbiamo detto tante volte, ma insomma potrebbe essere carino. Luciano, ad esempio, dice che il viaggio che gli è piaciuto di più è l'Egitto. Scioccante vedere l'antico Egitto, mi ha emozionato tantissimo e mi sono venuti i brividi. Super Falcotec dice tra l'altro che il viaggio più bello che fa è quello che fa dentro se stesso, che si porta ogni volta a casa, diciamo così, dei ricordi. Io ho chiesto se fisicamente se li portavo, lui dice ma mi rimangono impressi, insomma, un gadget, diciamo così, per ogni posto dove vado. Avete scritto veramente in tantissimi. Dopodiché, insomma, avevate dato anche delle storie su Romeo e Giulietta, quindi su Verona. Maestro Domenico era a Palermo per fare una masterclass ai ragazzi del conservatorio sulla nascita, l'evoluzione dell'orchestra, la composizione e la direzione, e poi ci ha regalato anche un po' di storia. Mega Naturista ci ha detto che Love Story era un film meraviglioso con una colonna sonora bellissima. Chi come Marco invece festeggia San Fosti, ha festeggiato San Faustino e non San Valentino, ma no, ma come? Non va bene. Una
bella, come si dice poi, diciamo così, frase o meglio pensiero, visto che era San Valentino, è andato a quelle donne, come ha scritto Giuseppe, che insomma sono morte per mano di un uomo e che in qualche modo credevano troppo nell'amore. Ma ad esempio anche Maurizio ha ribadito questo concetto, ma ha anche detto che lui lo vedrebbe anche da un'altra parte, ovvero donne uccise ingiustamente per aver smesso di amare più che per amore, secondo appunto lui. Quindi, insomma, entrambe le cose noi le abbiamo ricordate appunto anche nella nostra diretta settimanale. Insomma, queste sono un po' le cose che abbiamo detto. Adrian dice che prima di andare in un posto ci si deve documentare, giusto? Infatti anch'io ho detto questo, ho detto che è importantissimo documentarsi prima di andare, anche prima di fare, come si dice, il viaggio fai da te. E poi vediamo un po', insomma, veramente avete scritto tantissimo. Il mega naturista poi aveva chiesto qual era il viaggio che aveva arricchito maggiormente la nostra cultura personale. Nel suo caso era stata la visita alla Pinacoteca di Brera a Milano a Ferragosto. Io ho detto che per me era stato Berlino, ma anche Cuba, insomma, due tour storici molto interessanti. E poi vediamo un po', qualcun altro. Ah sì, Biagio mi ha detto che se vado a Napoli mi porta a vedere i panorami più belli. E poi Maestro ci aveva raccontato una storia su San Valentino di Terni, che era un vescovo martire nato nel 176 d.C. Fu il primo a celebrare un matrimonio fra un legionario romano e una cristiana. Ecco perché è considerato il protettore dell'amore. Ecco. Poi abbiamo ricordato, Davide ci ha detto che insomma era andato in giro in moto al lavoro, faceva freschino, ma era una bella giornata di sole. E poi chiudendo come sempre con Mega Naturista che ci ricorda insomma di raccogliere anche tutte le nostre diciamo così i vostri contributi di quello che avete così lanciato in questi martedì, dai viaggi alle ricette, alle fotografie, per realizzare un libro a fine anno, insomma venderlo e ricavato darlo completamente in beneficenza. Mi sembra una cosa carina del nostro martedì, della nostra community. Oggi sono riuscita solo a passare un brano, mannaggia, che però era dedicato anche alle frasi appunto che erano legate alle donne, e avevo passato Sting e il brano era Fragile, quindi mi sembrava bello, diciamo così, interessante passare anche questo disco che secondo me era molto legato sia al tema che è stato quello di San Valentino, oppure anche diciamo così, quello che erano le vostre riflessioni sull'amore, sulle donne, sull'uccisione, su tutto quello che molto spesso ci dimentichiamo. Questo quindi è stato un po' quello che ci siamo raccontati questa settimana. Naturalmente, voglio salutare Davide e sua moglie, che ho avuto modo e piacere di incontrare nel mio weekend passato in giro per Pavia Legnano, e non solo, e quindi lo saluto, mi ha fatto piacere veramente incontrarlo. Questo è per dirvi che, vedete, ogni tanto è possibile che anche io riesca a incontrare qualcuno di voi in giro nei miei viaggi, per cui insomma non desistete, magari ci troviamo in giro. Quindi un saluto, un bacione a Davide e sua moglie, anche a Vizio, e saranno protagonisti, o comunque qualcosa verrà raccontato nei miei viaggi che verrà postato nelle prossime settimane. Ok? Nel frattempo vi auguro veramente una buona settimana, divertitevi e non dimenticatevi di me. Baci, ciao! Ciao!